Lazzaro di Modena. Ancora una volta il coro ha il piacere di esibirsi qua, Ario Lunato, che noi vogliamo salutare come oasi di melodie, così la definì in passato Don Mauro Campani, che è nato in questo paese, autore e armonizzatore insieme a Don Ezio Niccioli di tanti dei nostri canti. Canti che lui definiva finestre aperte sulle tradizioni di Rio Lunato, canti spesso tramandati a memoria e per questo poi da loro trascritti per non dimenticare e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio musicale vivente da tempo nel paese. E non solo canti popolari, a volte con introduzioni, intermezzi improvvisati dai suonatori in base allo strumento musicale che avevano a disposizione, ma anche melodie religiose, adattate alle capacità vocali dei cantori che li proponevano e con le varianti poi dell'uso popolare quotidiano. Insomma, la tradizione musicale di Rio Lunato, famoso anche per il Maggio delle Ragazze, che voi tutti conoscete, canti di festa per salutare il risveglio della primavera, merita di essere valorizzata, fatta conoscere il più possibile, perché per i suoi ricordi, le tradizioni e la sua gioia di vivere questo stile di canto di Rio Lunato improntato a una profonda dolcezza fa bene all'anima. E allora un applauso a voi, gente di Rio Lunato, e a Don Ezio Niccioli naturalmente. E ora i nostri musicisti, Giorgio Avanzi alla fisarmonica, Maurizio Maffoni alla chitarra, il maestro Simone Guaitoli alla tastiera e alla direzione la nostra Veronica Zampieri. E il nostro primo canto non poteva essere altro che dedicato a Rio Lunato con Arton Glan. Thank you.
presentiamo una melodia toscana, Mia bella Nina. Questa melodia ha ispirato il celebre compositore Tchaikovsky nel suo Capriccio italiano. E il testo parla di una ragazza d'altri tempi, una ragazza timidissima che non osa alzare gli occhi verso il suo innamorato per la severità dei suoi genitori. Quindi veramente una ragazza di altri tempi. Mia bella Nina. La tradizione popolare del Piemonte, anche se non è piemontese, ed è un bel valzer, un po' malinconico, ma un valzer che si balla e si canta nelle sagre e nelle feste popolari, ma è anche il simbolo di tanti piemontesi che sono emigrati e da lontano hanno sempre nostalgia della loro città, degli affetti che hanno lasciato e della loro terra. E il testo parla di un giovane studente che ha terminato i propri studi a Torino e ha nostalgia della piemontesina bella, la sua Rosina, che ha incontrato mentre era a Torino, e ricorda sempre le sue belle passeggiate lungo la città di Torino e nel parco del Valentino. Piemontesina bella. Thank you.
parlato è in dialetto modenese, perché è dedicato ad un prodotto tanto nostrano da poter parlare solo in questa lingua. Il segreto della sua bontà è il latte della nostra zona tipica, che si trasforma in un formaggio eccezionale. Parole di Franco Bisi, musica Don Mauro Campani, armonizzazione Don Ezio Niccioli, il formaggio parmigiano. Al canzoniere italiano e si parla dell'incontro con un gran bel tipo che aveva gli occhi neri neri e la bocca di un bambino appena nato. Insomma, un tipo che proprio non si può dimenticare. Aveva gli occhi neri. Thank you.
E ora un altro bel canto della tradizione popolare di Rio Lunato. È una specie di dialogo tra due innamorati dove da parte di lui si vogliono sapere chiarimenti sul comportamento un po' particolare di questa ragazza. Chissà perché. Lo scopriremo ascoltando Te l'ho detto tante volte. Portata alla bella marinara fa nascere nell'innamorato la figura poetica delle onde del mare. Questo è un canto che forse è ricordato dalle persone grandi, un pochino grandi, perché negli anni 70 i due celebri calabarettisti Coppi e Renato la resero famosa durante trasmissioni pubbliche anche alla televisione, anche durante canzoni. Come porti i capelli bella bionda. Thank you.
questo è un bellissimo canto di vendemmia. La vendemmia è un momento di lavoro, ma è anche un'occasione di festa. I contadini, mentre lavoravano, cantavano insieme questa bella canzone, che è anche un canto d'amore, perché si parla di una gran bella ragazza, una certa Teresina, che però è un po' sfaticata, spesso imbriagona e proprio non ha voglia di lavorare. Uva Fogarina. Alla nostra bella torre campanaria, la Ghirlandina. Pensate che la Ghirlandina ha più di 700 anni. La Ghirlandina dal 1997, insieme a Piazza Grande al Duomo, è patrimonio dell'umanità. Per secoli è successo qualcosa? No. Tutto bene, è il pomeriggio degli imprevisti. Facciamo un applauso a tutti questi che devono stare un po' più attenti. Allora, sulla torre campanaria Ghirlandina ci sono tante campane. Pensate, per secoli queste campane hanno segnato i tempi e gli eventi della città e della comunità dei modenesi. Da sempre al centro della città e punto di riferimento di ogni modenese
questa torre ghirlandina è sempre nei pensieri anche della nostra maschera di Modena, Sandrone, che la chiama Clapiopa Superseina Pianteda in Lumbreglet Modna. E allora anche noi rendiamo omaggio alla nostra ghirlandina con il canto in dialetto modenese Ghirlandeina. Che dirige Donezio Nicioli, l'ho detto all'inizio. Ma lo ripeto volentieri, dirige Donezio Nicioli. Che abbiamo cantato tante volte in onore della ghirlandina. E anche per ringraziare voi che avete voluto esaltare la mia persona in modo esagerato, perché io ho fondato il coro, l'ho curato. E ancora ogni tanto lo vado a sentire, però non esageriamo. Chiamiamo l'altro coro.
adesso. Ah, ok. Okay, chiamo l'altro. No, no, allora invitiamo il coro Valle del Pelago, non ero stata formata, chiedo scusa, invitiamo il coro Valle del Pelago sul palcoscenico. Che cosa? Cantare insieme. Sì, 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 l'abbiamo già programmato. Vuoi dividere qualcosa? Dono due giorni. Allora. Perché quest'estate io sono andato a sentire. No, aspetta, c'era un po' di thank you.
diciamo, e del coro San Lazzaro, questo piccolo pensiero, perché è col canto che esprimiamo il bello che ci circonda ed è col canto che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta le emozioni e le gioie del nostro stare insieme. Buonasera a tutti. Dobbiamo scendere.